Oh, ciao a tutti i Caribbean Walkers, ben ritrovati. Allora, oggi puntata un po' particolare, perché? Perché come tutti avrete saputo, ormai non si può non sapere cosa è successo. È successo che Frusciante è rientrato nel gruppo e noi che abbiamo un canale di basso vogliamo parlare di un chitarrista, giusto? No, no, cioè sì, ma no. Diciamo che lo spunto è quello di Frusciante per parlare dei miei amati Red Hot Chili Peppers per l'ennesima volta. Questa volta magari facendone un po' un percorso storico, perché effettivamente, lo sapete già, non è la prima volta che Frusciante rientra nel gruppo dopo esserne stato lontano per un periodo. E ho colto un po' l'occasione, diciamo, per capire quella che è stata l'evoluzione dei Red Hot Chili Peppers dal primo disco dell'84 fino più o meno ai giorni nostri. Chitarristi o non chitarristi, nel senso che non è secondo me quello l'elemento fondamentale del cambiamento che sicuramente i Red Hot hanno avuto nel corso degli anni. Ora bisognerebbe entrare nei meandri, bisognerebbe parlare con loro direttamente per capire esattamente cosa sia successo. Però sicuramente agli occhi di tutti è innegabile che la band ha avuto nel corso degli anni diversi mutamenti proprio dal punto di vista musicale. Vorrei appunto cercare di tracciare su una linea temporale tutto quello che ci hanno regalato nel corso degli anni attraverso i dischi, attraverso le sonorità. Allora, il primo disco dei Red Hot Chili Peppers, come molti spero sapranno, è del 1984 ed era omonimo, quindi si intitolava proprio semplicemente The Red Hot Chili Peppers. Alla chitarra c'era Slovak, chitarrista che poi Frusciante sostituì qualche anno dopo per la dipartita del povero Slovak, morto appunto di overdose qualche anno dopo. Slovak fece in tempo a registrare tre dischi. I primi tre dischi dei Red Hot Chili Peppers furono in America perlomeno abbastanza una bomba, perché rappresentavano effettivamente qualcosa di nuovo. I Red Hot mischiavano fin dagli inizi un po' di generi, di stili diversi. C'era molto punk, volendo vedere, ma c'era anche del funk, elemento caratterizzante fin dagli inizi e fino a qualche tempo fa. Nel modo di vedere, purtroppo oggi sta un po' perdendo. E poi c'era il rap. Diciamo che molti li considerano un po' i precursori di quello che poi è stato il rap metal, il crossover dei primi anni 90. Loro, diciamo, mischiavano fin da subito delle solide parti di rap sotto delle basi veramente potenti. A volte appunto molto quasi panchettare, a volte più funky. Già dal secondo disco, se non sbaglio, introdussero anche delle sezioni di fiati notevoli. Ricordo che Flea suona anche la tromba, quindi spesso capita di sentirlo suonare anche la tromba sui dischi, magari in sezione, a volte anche da solo. I brani erano tutti caratterizzati da dei giri di basso veramente interessanti. Molto spesso faceva utilizzo di slap, altrettanto spesso comunque, diciamo così, tirava fuori la sua tecnica. Il batterista che faceva compagnia a Flea, sui primi dischi, non era ancora Chad Smith, ma era Jack Irons. Non so se qualcuno se lo ricorda. Vabbè, comunque Jack Irons poi mollò la band in seguito alla dipartita di Slovak. Con Slovak, i Red Hot appunto fecero tre dischi. Tratto dal terzo disco dei Red Hot, che si intitolava The Upfleet Mofo Party Plan, il pezzo in questione è questo. Slap, il brano in là, lui utilizza la corda vuoto e gioca su queste tre note. Il la, il sol, la corda vuoto nuovamente. E alla fine delle due misure abbiamo questi stacchi all'unisono, sol e re. Parte di basso veramente divertente, poi c'è tutto uno sviluppo del brano, ovviamente, però se volete ve l'ho scritta, la trovate sul sito, studiatevi questo riffettino che è molto interessante. Al di là di questo, questi erano i Red Hot dei primi tre dischi. Poi, appunto, ecco l'avvenimento chiave, se ne va il compianto Slovak e prende il suo posto, appunto, Jack Frusciante, quindi per la prima volta Frusciante nei Red Hot Chili Peppers. Frusciante che ha sempre detto di essere entrato nella band in quanto fan, lui aveva ovviamente altre situazioni, altre band, e ha, diciamo così, scavallato tra virgolette quello che doveva essere il sostituto. I Red Hot avevano già trovato un chitarrista per rimpiazzare Slovak, ma Frusciante si propose e venne accettato proprio perché forse un pochino più dentro al progetto. Fate conto che era molto giovane Frusciante ai tempi, entrò nei Red Hot Chili Peppers. I Red Hot entrarono in studio e sfornarono il primo dei dischi, diciamo, un po' più conosciuti, che era Mother's Milk. Mother's Milk permesse ai Red Hot appunto di fare un po' di successo anche in Europa. Cominciarono a venire anche da queste parti in tour. La band si ingigantì, cominciò a crescere un po'. Tutte le critiche del disco erano assolutamente positive e il disco effettivamente meritava. Tra i vari brani contenuti in Mother's Milk c'era questo.
Altro brano, quindi assolutamente in slap. Io ho fatto sentire uno spezzone. Questa è la parte, se non sbaglio, che precede o comunque dà il la a quello che poi è il solo, la parte strumentale finale. Siamo su un sol e Flea, come sempre, martella le corde a una velocità spropositata. La parte è molto divertente, siamo sul sol, si gioca sulle ottave, poi mette questo mi di passaggio e ripete la stessa cosa sul fa, e poi mette questo passaggio cromatico da si bemolle, tutto con il pollice. All'interno del brano poi c'è anche un solo vero e proprio di basso verso la fine. Vi consiglio, se non lo conoscete, di ascoltarlo, ovviamente di conoscerlo, ecco, e di andare anche in questo caso a scaricarvi la tab che ho preparato dal sito per magari guardarvi questo riffettino che è molto interessante. Su Mother's Milk i Red Hot iniziano, credo, non mi ricordo se ce ne fosse qualcuno anche prima, ma iniziarono a proporre anche delle cover sui loro dischi. Credo che lo facessero anche prima, non me lo ricordo, non sono sicuro, non mi ricordo le tracklist dei tre dischi precedenti nel dettaglio. Ma su questo disco le cover effettivamente furono abbastanza di rilievo, perché furono niente po' di meno che Higher Ground di Stevie Wonder e un altro celebre brano che era Fire di Jimi Hendrix, versioni molto interessanti le loro. Tra l'altro c'è un aneddoto a proposito di Higher Ground: pare che fu proprio Stevie Wonder a chiamare i Red Hot ed insistere perché facessero una cover del suo brano. I Red Hot inizialmente, questo dichiarato da Anthony Kiedis, furono abbastanza restii all'inizio, anzi si arrivò anche qualche parolaccia da quello che sembra nei confronti di Stevie Wonder. Poi, sotto pagamento, così ha dichiarato il cantante dei Red Hot, fecero la cover, e effettivamente una cover di tutto rispetto. Ascoltatevi la parte di basso se non la conoscete, che è veramente divertente. Andiamo avanti, perché dopo, diciamo, Mother's Milk, che io considero un po' una prova di volo per i Red Hot Chili Peppers, perché il disco immediatamente dopo fu, a mio modo di vedere, il loro capolavoro. Entrò Rick Rubin come produttore, se li portò in una villa di Los Angeles per un mese chiusi dentro, tranne Chad Smith, che a quanto pare si faceva la spola tutti i giorni andata e ritorno. Sapete perché? Perché pare che girasse voce che in quella villa ci fossero i fantasmi, e così lui avesse paura e tornasse a casa a dormire alla sera. Anche se poi in realtà, tempo dopo, in un'intervista, lo stesso Chad Smith dichiarò che tornava a casa perché era appena diventato papà e voleva stare con la famiglia o qualcosa del genere, o con la moglie. Insomma, comunque ci furono delle motivazioni un pochino più serie a riguardo. Però al di là di questo, il periodo chiusi in questa villa sicuramente diede i suoi frutti, perché penso che Blood Sugar Sex Magik non ci sia neanche bisogno di presentarlo, è il disco capolavoro in assoluto dei Red Hot Chili Peppers. Raggiunsero, a mio modo di vedere, un perfetto equilibrio tra tutti gli elementi accennati sui dischi precedenti, ovvero il rock, il funk, il rap, una produzione veramente degna di nota, dei suoni meravigliosi, dei brani altrettanto meravigliosi, che tra l'altro nascevano per la maggior parte sotto forma di jam. Questa è una cosa che Red Hot spesso ebbero modo di dire, ovvero che loro i brani, perlomeno per questo disco ma anche per quelli precedenti, spesso e volentieri li creavano proprio in questo modo, trovandosi in sala suonando e gemmando. Ovviamente c'era sempre magari l'idea iniziale da parte di qualcuno, partendo da un'idea di base poi si gemmava e creavano le situazioni. E questo ve lo sottolineo perché poi in realtà iniziò a cambiare con i dischi futuri. Intanto ascoltiamoci un paio di brani, ho voluto metterne un paio di Blood Sugar Sex Magik perché a mio modo di vedere avrei dovuto metterlo tutto il disco, avrei dovuto farvelo sentire tutto. Sentiamocene due di fila, via. Ecco, l'avrete riconosciuta, la prima è Give It Away, di cui se non sbaglio ho fatto anche una cover tempo fa da qualche parte, cercate qua sul canale. E l'altro invece è un pezzo che mi piace tantissimo, If You Have To Ask, che è la seconda traccia del disco. Fate caso, se ci volete suonare sopra, che tutto il basso è accordato un tono sotto, quindi avremo Fa,
Do, Sol e Re come intonazione delle quattro corde. Tiratevi giù la parte e suonatevi tranquillamente questo riff che è molto divertente. Continuiamo, continuiamo perché a questo punto arriva la prima uscita del gruppo da parte di Frusciante. Pare per divergenze nate già durante i tour. Entra nella band Dave Navarro, chitarrista dei Jane's Addiction, particolarmente propenso al rock psichedelico, volendo ben vedere, e effettivamente il disco che ne esce, One Hot Minute, prende un po' proprio quella piega lì. Io di questo disco dico sempre che è un ottimo disco, è veramente un disco meraviglioso, ci sono delle chicche veramente su questo disco, però effettivamente mi ricordo anche quando uscì questo disco, perché ero nel mio pieno periodo di fan dei Red Hot Chili Peppers, cercavo di better su tribute band ogni 3x2, e quando uscì questo disco rimasi un attimo spiazzato all'inizio perché dico che sono i Red Hot Chili Peppers questi? Effettivamente non sembrava, però effettivamente col senno del poi dico che hanno sfornato un capolavoro. Un disco un po' diverso, un disco che non potrebbe anche non essere loro, ma veramente bello. Però di sicuro riconoscibilissima è questa traccia. Qui io credo che Flea si sia superato non tanto per la difficoltà tecnica, proprio per la bellezza. Io credo che difficilmente in ambito comunque, diciamo, mainstream, si sentano al giorno d'oggi, quindi negli ultimi 20 anni, delle linee di basso in slap così belle, così piacevoli. Ovviamente non è semplice, magari per un principiante, ma non è neanche, insomma, non è Marcus Miller per intenderci, ma è una bella parte comunque. Siamo in sol, lui praticamente gioca con questa ritmica che sviluppa su queste note della scala di Sol minore per andare ad appoggiarsi praticamente sulle toniche dei due accordi principali che sono Sol minore settima e Do settima. C'è questo loop di due accordi che gira sulla chitarra e lui si inventa queste note di passaggio per collegare costantemente i due accordi sulla strofa, mettendo anche qui molti fill di mezzo. Io ne ho suonato qualcuno, vi consiglio anche in questo caso di andare a vedere un tutorial che ho fatto un po' di tempo fa dove ne spiego altri. Insomma, è una parte abbastanza elaborata e divertente da suonare. Comunque siamo arrivati, storicamente parlando, a quello che è il disco One Hot Minute, che è appunto il primo in cui non compare Frusciante. Il buon Frusciante però tornò subito dopo, i Red Hot rientrarono in studio e sfornarono Californication. Californication, altro disco considerato in assoluto uno dei capolavori della band californiana, ma a mio modo di vedere fu anche, però volendo, un po' il disco che fece cambiare direzione, perché insieme al classico sound ormai rodato, rock, a volte anche rap, parti interessantissime di basso, si fece sempre più largo anche l'aspetto melodico che iniziò ad affluire un po' nella band già con Blood Sugar, volendo vedere, ma in Californication prese decisamente piede. La band era diventata ormai un fenomeno commerciale, Californication fu un'esplosione di successo e di suono anche in tutti i sensi, perché se ci fate caso, se avete il CD originale, provate a farci caso, infilate il CD nello stereo e avete un volume che gli altri dischi non hanno. Fu anche un po' criticato per questo aspetto, perché comunque in fase di mastering si cercò in tutti i modi di pompare tantissimo il volume, quindi per avere più spinta, suoni compressissimi, violenza sonora inaudita, e fu appunto un gesto un po' criticato, ecco, da alcuni addetti ai lavori. Comunque tanto è, il disco è veramente bello e questa è una prima traccia che vi faccio sentire, anzi ve ne faccio sentire due anche di Californication. Via, ascolta.
Ecco, rispettivamente la prima era Other Side, Other Side appunto una classica ballad suonata, attenzione, una ballad alla Red Hot Chili Peppers, quindi comunque avete visto anche la linea di basso decisamente interessante, poi era un brano che ormai non si può non conoscere, che hanno suonato anche le varie cover band e tribute band per anni ormai, insomma è stato uno dei pezzi più gettonati negli anni 2000. L'altra invece era la title track, questa Californication, anche lei brano lento, dalla linea di basso comunque divertente, comunque interessante. Io sinceramente preferisco un altro tipo di linee di basso da parte di Flea e di Red Hot, per esempio su questo disco vi posso citare, poi andate a cercarvela, un brano come Get On Top, che non è stato nelle hit, ma decisamente la parte di basso diventa più interessante, come anche il riff di chitarra. Ecco, attenzione che qua stiamo parlando di Frusciante. Dopo Californication, Frusciante, mi ricordo che da molti addetti ai lavori fu criticato proprio per i solettini abbastanza minimalisti, ecco, diciamo così. In realtà, attenzione, perché stiamo parlando, a mio modo di vedere, di uno dei migliori chitarristi della storia del rock. Ha inventato tanti di quei riff interessanti, ha suonato il funk nel modo giusto, anzi il funk nel modo rock e il rock nel modo funk. È un mondo a sé, Jack Frusciante, secondo me è un chitarrista che vale assolutamente la pena conoscere e stimare. Dopodiché effettivamente in Californication potreste anche sentire dei soli che, dice, questo lo facevo anch'io, però quella è una scelta stilistica a mio modo di vedere, quindi questo era Californication e questo era anche l'ennesimo disco di Frusciante, che continuò anche sul disco successivo, che fu By The Way. By The Way, altro discreto successo commerciale, anche qui diciamo che l'inclinazione verso il pop si fece sentire, anzi, a mio modo di vedere, in questo disco ancora di più, molte ballad, sempre molto meno funk, però anche un paio di brani tipo quelli che ascoltiamo. La prima, uno dei singoli più famosi estratti da questo disco, Can't Stop, in cui Flea si rimette finalmente a slappare su un brano, e poi abbiamo By The Way, non c'è slap ma comunque la parte di basso è veramente interessante, suoni violentissimi. Questo fu il brano che lanciò il disco, era il primo singolo estratto, appunto la title track By The Way. Successivamente uscì un disco doppio, Stadium Arcadium. Stadium Arcadium fu considerato uno dei punti più alti nella carriera dei Red Hot. Effettivamente diciamo che su due dischi c'era parecchio bel materiale, a mio modo di vedere. Si ritornava per alcuni brani ancora sul funk, si stava anche notevolmente sul pop, su brani più melodici, su delle ballad, c'era del rock, qualcosina di rap, insomma bene o male tutti gli elementi visti nella carriera dei Red Hot Chili Peppers in questo disco doppio furono inseriti. Le hit da classifica erano anche spesso e volentieri dei brani estremamente pop, orecchiabili, melodici, tra cui sicuramente riconoscerete questo. Danny California, vabbè, avete notato, dopo aver sentito magari le altre parti di basso, questa uno può dire, questa è facile, questa non ci vuole niente a farla, e effettivamente ci avete anche ragione, non è tra le più complicate che ha suonato Flea, però funzionale al pezzo, che rimane un gran bel brano, ha avuto un ottimo successo, di conseguenza ha vinto lui, comunque questo è quanto. Ora, cosa succede? Che a questo punto, per la seconda volta, Frusciante se ne va, decide di andare, i Red Hot tornano in studio e sfornano dopo 5 anni, attenzione, tra Stadium Arcadium e questo nuovo disco passarono ben 5 anni, nei quali ognuno di loro fece altre esperienze, ricordate Chicken Foot per Chad Smith, Flea ha sempre dichiarato di essersi dato allo studio, ha imparato a suonare il pianoforte, ha fatto progetti suoi, ha fatto veramente tante cose fuori da Red Hot molto interessanti. Nel 2011 esce questo disco, passa qualche anno, ancora 5 anni, nel 2016 esce The Gateway, quindi in 10 anni il buon Klinghoffer ha fatto in tempo
tempo a fare due dischi, volendo vedere, e poi è arrivato Frusciante e ha detto: eccomi, voglio tornare io nei Red Hot Chili Peppers, e ci risiamo. Quindi cosa succederà? Chi può dirlo? Stiamo a vedere. Allora, secondo me è una buona notizia, perché comunque Frusciante è sempre stata una colonna portante dei Red Hot Chili Peppers, quindi da fan vi dico sono contento che sia tornato nella band, però purtroppo anche un po' di pessimismo, insomma non credo che il ritorno di Frusciante possa far tornare i Red Hot, quella band dei tempi di Blood Sugar Sex Magico prima ancora. Speriamo che venga fuori qualcosa di buono, aspettiamo e staremo a vedere cosa succederà, non tanto dal vivo quanto sui prossimi dischi, sperando che ci sia almeno un altro disco bello, interessante e funkettaro come piace a noi, come ricordiamo tutti noi i Red Hot Chili Peppers. Bene, ho chiuso, volevo semplicemente dire la mia. Se vi è piaciuto questo video, se volete dirmi la vostra, cosa ne pensate, lasciate un commento qua sotto, cercherò di rispondere a tutti. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo che potete iscrivervi al mio canale, al gruppo dei Bus Walkers che è attivo su Facebook da qualche tempo, mi potete seguire su qualunque social, su Facebook c'è anche la mia pagina, sono anche su Instagram, sono anche su Twitter e sono anche, come sempre dico, a casa mia, passate a trovarmi quando volete. Vi saluto, ciao ciao!